Liedemeyer è alla direzione del suo ultimo incontro internazionale. La palla è per Marini che prova al destro, c'è una serie di rimpalli, crawl, poi ancora Marini, gol 1-0 per l'Italia. Al secondo tentativo ha messo dentro Marini, però c'è il gol che viene annullato, ecco, vediamo il primo tiro di Marini, crawl che mette fuori, vedete che c'è in posizione irregolare Graziani, il tiro di Marini fa centro, ma giustamente l'arbitro Liedemeyer annulla. Attaccante centrocampista tedesco Hansi Müller alla battuta dell'angolo, c'è un groviglio in area e c'è Zoff che va a bloccare molto bene sul colpo di testa, buona imbeccata per Gentile, ecco il traversone troppo alto per Bettek, Antonioni, tiro e palla fuori, c'è stata una deviazione ed è il secondo angolo per il fuori, Stojkovic. Ancora un traversone a cercare la testa di Halilhodžić che riesce a colpire per Hansi Müller, sinistro, fiondato, Zoff ribatte, mischia, Simonsen, gol! 1-0 per il resto d'Europa, azione molto ben congegnata, Zoff ha fatto un primo miracolo sulla fiondata di Hansi Müller. Osserviamo, vedete l'intelligente colpo di testa di Halilhodžić che anziché deviare verso la porta mette fuori. Arriva ora Hansi Müller, eccolo, e vedete che esplode il suo sinistro, violentissimo. Zoff riesce a ribattere, il pallone è sui piedi di Gentile che tenta di darlo al proprio portiere, finisce però per ingannarlo, così che per Simonsen sulla ribattuta. Vedete, è un giocatore che lavora la palla prevalentemente col sinistro, ha dato a Kroll che finge il passaggio dall'altra parte, poi da Nehoda che esplode ancora un destro violentissimo sul quale è bravo Zoff. Grande invenzione di Kroll, forse potremmo rivedere, avete visto che Kroll ha finto il traversone dall'altra parte, poi ha tagliato in verticale su Nehoda che si è presentato, seppure da posizione leggermente decentrata, nei... e Woodcock. Ecco appunto Halilhodžić in azione, c'è Antonioni su di lui, il passaggio fuori per il tiro di Wilkins che termina alto. Vedete l'inglese Wilkins in fase d'attacco, intanto è Conti che sta per battere, poi invece tira Antonioni, il tiro è forte. Halilhodžić, tiro intelligentissimo ed è il 2-0, nulla da fare per Bordon. Ha fintato la gran botta Halilhodžić, invece ha battuto parabolicamente a scavalcare la barriera e a infilare il pallone, come vedete, nei pressi del paletto più lontano della porta. Woodcock, giocano a memoria, palla fuori, Zamora, Wilkins, fiondata che va fuori di un soffio, applausi scroscianti del pubblico, gran calcio messo in mostra da parte degli europei, vedete il colpo di tacco di Zamora, la sventola di destra, Scirea, ora è Cabrini che fa da ala sinistra, i due saltatori sono a centro area, il traversone raso terra, anticipa bene Graziani, ma da posizione difficile non può far altro che mettere a fondo campo. Ecco, vedete Cabrini in una delle sue consuete proiezioni sulla fascia sinistra, effettua il traversone, vedete che Graziani riesce ad anticipare Halilhodžić che dà indietro ancora ad Hansi Müller, il quale potrebbe anche dare a Stojkovic, invece batte improvvisamente a rete, molto bene, praticamente da solo. Non c'è nessuno a centro area, ecco Graziani prova la conclusione da fuori, è un tiro molto insidioso, ben calibrato e bravo Schumacher, un pallone che termina Woodcock, Hansi Müller che verticalizza immediatamente per lo scatto profondo di Zamora, esce Bordon, poi si ferma, ancora Zamora, tocco all'indietro per Woodcock e gol, gran gol degli europei, splendida azione di Zamora, vedete Bordon che esce, poi ci ripensa, torna tra i pali, Zamora che riesce ad andare via, tocca a Woodcock per il quale mettere dentro è davvero un giochino da ragazzi. Siamo al 34esimo della ripresa, ancora vedete Zamora inseguito da Marini, sfugge a Marini, tocca sul accendere, ecco Altobelli che effettua il tiro dalla bandierina, accenna l'uscita Schumacher, il colpo di testa è di Graziani, ancora sul fondo.